Signore e signori, buonasera. E non cambia. Signore e signori, aspetta, siete due. Signore e signori, buonasera. Non ci siamo capiti, dovete rispondere. Siamo qua tutta la sera. Signore e signori, buonasera. Io sono Pan. Dice che me ne fotte. Io sono il dio Pan. Ah, sì, lo so, di solito sono rappresentato metà uomo e metà caprone, ma quando l'ho fatto presente al costumista, lui mi ha subito liquidato dicendomi: ma lascia perdere, ma cosa vuoi fare? Tanto fai solo il prologo, poi vai via, non torni più. Sono soldi in più e un vestito in più. Quindi, niente, mi sono dovuto accontentare di questi pantaloni in finto pelo e di queste... E non conoscete l'argomento, eh? Corna che hanno subito suscitato nella compagnia le solite battute cretine ma di rito, del tipo: ah, sapendo che Pan lo facevi tu, potevi anche evitare di farti fare le corna. Tanto... Ah, mi hanno... Anche il mio nome ha suscitato ilarità. Dice: ti chiami Pan? Allora perché non entri in scena facendo... Olè! Già così fai un Pan in Spagna. Mi hanno anche dato questo flauto, il cosiddetto flauto di Pan, aggeggio perfettamente inutile per lo svolgimento della commedia, per due semplici motivi. Il primo, perché la commedia non mi dà l'opportunità di suonarlo. Il secondo, anche volendo, usa per suonare un flauto. Ah, mi hanno anche dato questo bastone, che forse è l'unica cosa giusta che ho, ed è un bastone da pastore. Buonasera, eravamo in pensiero per voi. Prego. Mi date 5 euro a testa e vi faccio il riassunto. Dicevo, Pan è il dio dei pastori ed è il dio del pastore che vive in questa casa. Il suo nome è Cnemo, un uomo burbero, scontroso, misantropo. Oh, me la dico bene sta battuta. Un uomo che non guarda mai in faccia nessuno, che non saluta mai nessuno tranne quando vede me affisso in qualche affresco oppure in una statua. E stasera è serata, buonasera. Prego, sì, il posto è libero, lì. Poi dice perché ha cominciato a irredarmi. Dicevo... È il dio di questo pastore che vive in questa casa. Il suo nome è Cnemone. Quest'uomo burbero, nonostante questo suo brutto carattere, ha però trovato moglie, al quale le ha dato alla luce una figlia bellissima. Purtroppo la donna è morta di crepacuore subito dopo il parto. Adesso padre e figlia vivono insieme in questa casa ed insieme a loro c'è una serva brutta, scontrosa, antipatica che imparerete a conoscere ampiamente durante lo svolgimento della commedia. Ma torniamo alla figlia. Questa ragazza così dolce, così carina, così bella, così devota a noi dei. È appunto per questa sua devozione che noi dei abbiamo deciso di farla uscire di casa per farle trovare marito. Dice: e come avranno fatto gli dei a farle trovare marito? Mi sta chiedendo la signora qui. L'argomento l'ha capito? Oh. Ciao! Ah. Come avranno fatto gli dei? Lei hanno fatto in modo che di qua per caso un giorno passasse un giovane ateniese bello, aitante, ricco. Volevo farla io questa parte, però non è che sta facendo la foto. Ecco, perfetto. Questo ragazzo passando di qua per caso vede la ragazza affacciata dal balcone e se ne innamora perdutamente. Ah sì, mi fanno accenno di stringere. Sento arrivare il giovane ateniese. Il suo nome è Sostrato. Insieme a lui c'è il suo servo Pirria, che imparerete a conoscere ampiamente durante lo svolgimento della commedia. Qua ci arriva Struore e vi perdisco. A me non resta altro che salutarvi e augurarvi un buon divertimento. L'autore gentilmente sul copione ha scritto che il dio Pan esce coperto da scroscianti applausi. Grazie.
pattone di sata a pere sotto sulla pico. Sì, ma l'abbiamo trovato, è qua! Ma onne qua, onne? Ma no, è qua che l'ho incontrata! Anzi, veramente non l'ho incontrata. Però l'ho vista su questo terrazzo, ma solo per un attimo. Perché appena l'hai vista se ne fui io. No, anzi è rimasta e per questo non l'ho vista più. Perché si gomurava la faccia. Ma non capisci, dai, per Dio, io ero capitato qua per caso. Passavo, volevo bere solo un sorso d'acqua. E allora corro al pozzo, bevo, mi bagno il viso. E appena mi volto lei era là. Splendida, magnifica, stupenda, un'apparizione, pensai. E il mio sguardo non poté resistere che pochi istanti, tale è la sua bellezza. E così non l'ho vista più perché sono rimasto accecato. Ma vedi chi c'è il capitano cristiano che riesce a mattina da casa? A saperlo prima uno non riesceva proprio. Emilia, ma tu sei mai stato innamorato? Per carità di Dio. E allora non puoi capire. Però preparati perché capiterà presto anche a te. Buono, parlo. Vieni qua, siediti che devo darti una bella notizia. Chi? Preparati, perché l'oracolo ha detto che io troverò moglie, ma che la troverai anche tu. Ah sì, quei morissi? L'oracolo. Un tuo oracolo, ma non è oracolo. L'oracolo mio, d'accordo, ma c'entri anche tu, ascolta. Mia madre, lo sai com'è mia madre, no? Che va girando tutti i giorni per i templi a fare sacrifici a tutti gli dèi. Una specie bizzotta. E si fa fare l'oroscopo almeno due volte la settimana. Bene, mamma mi ha riferito che l'oracolo gli ha detto queste precise parole. Che ti dici? Tempo due giorni, tuo figlio Sostrato troverà moglie e altrettanto accadrà a Pirria, suo servo fedele e cretino! Ma no. Non è così? Sì, tempo due giorni! No, no, un fatto di Rionna, quella del servo fedele... E cretino, è chiaro che stava parlando di te e poi ha detto proprio il tuo nome. A questo oracolo che ci ha fatto sapere io, l'oracolo è il tuo maggio! Dai, Pirria, ma non te la prendere, che ti vuoi inimicare gli dèi? Io che ti conosco lo so che non sei cretino, ma scusa, uno che ti vede con quella faccia per la prima volta, che cosa deve pensare? Sei più cretino. Perché se non sei cretino sei scemo del tutto. E allora resta toccato che io venuto a casa. Dai, dai, Pirria, stavo scherzando, rimani, ho bisogno di te. Io lo so che non sei cretino, anzi, guarda, tu per me non sei neanche uno schiavo. Ma un amico, infatti, scusa, anche in questa circostanza a chi mi sono rivolto? A te. E io sto cosa ne saggio fare? Ma se non sai ancora quello che devi fare? Un ruffiano. E se si trattasse di una tappenara, io sapessi come c'è il parlare. Ma questa è una ragazza di buona famiglia, è una ragazza che vive in campagna, è una campagnola, è una villica, è una villanzona, è una pedana, va. Tu sei cittadino. Pazzo, non importa se lei è contadina, vive in campagna, io invece sono nobile, vivo in città, io sono innamorato pazzo e non posso più vivere senza di lei. E poi scusa, l'ha detto l'oracolo, non possiamo andare contro la volontà degli dèi. Ma che giove, allora come a fare, se devo. Allora. Che zitto, si sta aprendo la porta del terrazzo. E lei, Giove, sono sicuro? Non posso guardare, rimarrei accecato. Ah, oh, allora resta accecato magari io. No, no, dai, tu non sei innamorato, la puoi guardare. Sicuro? Guardala! Allora resta accecato di occhio. Ma guardala, ti ho detto! E dimmi se non è vero quello che ti ho detto di lei. È un fiore di primavera. Dimmi! È molto radioso! Corpicino snello e prezioso, la grazia incarnata in una fanciulla, è un sorriso accogliente che è un invito all'amore. Ecco, se n'è andata. E meno male. Beato te, Pirria, beato te. Hai potuto ammirarla in tutto il suo splendore. Ma di... Pirria! Non parli! Ma... Sei rimasto colpito, accecato dal suo splendore. Attronzato. Ma veramente? Veramente cosa? No, dico, io non l'ho visto questo fiore di primavera. Chissà, forse si affacciava sulla rasta. Che... Ma che stai dicendo? Ma poi questo corpicino flessuoso, urge, guarda. Ma come ti permetti, brutto anatrofo? Come ti permetti di dire queste cose davanti a un innamorato? Guarda, stai attento che se dici ancora una parola, io ti porto al porto e ti vendo come SSBM. Oh, lo sai cosa significa SSBM, no? Schiavo che soddisfa i bisogni dei marinai nei lunghi viaggi quando non ci sono femmine. Chi se ne appigliera poi non lo sai, giù. Perciò stai attento. Vabbè, vabbè, ma forse sono rimasto ciecato magari io, non sei rimasto ciecato magari tu, siamo rimasti ciecati tutti e due, ecco. Questo è possibile. E allora,
Ma dimmi, Pirria, tu come l'hai vista? Amorine, bello, eh? Amorine, posso sbagliare sto quartiere, Amorine? Dai, Pirria, io ti ho fatto una domanda seria, rispondi, sii sincero, come l'hai vista? Lei presenta la Mulingiana, la può offrire. Ma certo, ma che capito, quella che hai visto tu era Simiche. Simiche è la vecchia serva di Criside. Criside, amore mio, l'oracolo ha detto che tra poco saremo marito e moglie. Io vorrei che questa cosa accadesse domattina. Anzi no, questa sera stessa, perché Pirria io non ce la faccio a passare un'altra notte senza di lei. Ma come a fare, dimmelo, come a fare. Allora, ascolta bene, ti spiego tutto da me. Perciò tu bussi alla porta e ti apre Simica, la melenzana. E allora tu le sorridi, chiaro? Ok, va, proviamo. Ma dove vai? Gli attopoliari. No, no, prima dobbiamo fare una prova, dall'inizio. Se tu gli bussi adesso, poi lei ti apre, tu cosa le dici? Certo, chi c'è a dire? Vieni qua, vieni. Come a fare? Bussa qua. Oggi. Qua, qua, nella mia mano, facciamo finta che la porta. Fammi facendo la prova, facciamo finta che chi sia la porta, Sì, sì, bussa qua. Toc, toc. Toc, toc. Non ci siamo niente. Ma perché? Così mica sempre in casa, le prova. Toc, toc. Ma perché non andate? Ma se non sorridi, ti ho detto che devi sorridere, che stiamo provando. Sorridi. Ma prima faccio la porta e poi sorridi. No, tu devi sorridere prima, perché lei apre la porta all'improvviso e tu che figura fai? Sorridi. Sì, come se sorridi? No, i denti. Ovviamente. Si devono vedere i denti. Sì. Sì. E se chi la rabbia ci pare che ci voglio dare un muzzucone? Io lo sanno tutti che per sorridere bisogna mostrare i denti. Sorridi. E dopo che gli hai sorriso, con grande grazia e gentilezza, tu le dici... Buongiorno, raggio di sole. Se ne sa carusa, la padroncina. No, 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 sì, mi chiama serva. Anche al Mulingiana c'è dire raggio di sole. Ma certo, perché così te la conquisti, no? E poi, sempre sorridendo, aggiungi, c'è il tuo padrone? C'è il tuo padrone? E cattivo in vestito, non mi dice la parola. E tu prima sorridi e poi parli, dai. C'è il tuo padrone? Bravo! E allora lei, colpita dalla tua eleganza, ti farà una domanda. E che domanda? Ricordatelo perché è importante. Lei ti chiederà, ma tu chi sei? E io ci dico Pirria. No. Ma perché non mi chiamo Pirria? Va bene, ma non importa, che importa a lei che tu ti chiami Pirria. Certo, chi ti interessa io che ti chiami Pirria? Oh, tu gli devi dire, il mio nome non importa. Quello che importa è che io vengo da parte di Sostrato, il mio padroncino, che è bellissimo e ricchissimo, capito? E allora lei ti farà accomodare in casa e ti farà sedere nella poltrona più bella del salotto più bello della casa. E un assetto. Bravo! E dopo qualche istante, ecco che arriva... Un caffè. No, arriva Cnemone. No, vedi un caffè. Capisti? Cnemone è il padre della ragazza. Ah, un padre si chiama Cnemone, che sai? Mi voleva una gazzosa. Arriva Cnemone da là, no? Tu sei seduto, che cosa fai? Che fai? Ti alzi in piedi, no? Facciamo così, facciamo un'altra prova, quindi. Stai confondendo. Chi dati, Cnemone? Non c'è prova ora, ma. Certo, questa è dentro, no? Tu sei dentro, seduto, arriva Cnemone subito, ti alzi in piedi. Dritto davanti a lui, lo guardi negli occhi e gli dici, buongiorno, illustre cittadino. Buongiorno, illustre cittadino. Amato e stimato da tutti coloro che amano il benessere dell'intera Ellade. Tutto sto qua sei a dire? Corpo così ruota, mi buttare una bazzola per scrivere. Ah, Pirria, sarà facilissimo. Devi dirgli delle parole gentili, no? Per accattivarti la sua benevolenza. E allora lui ti chiederà chi sei e tu gli dirai... Il mio nome non ci porta, non ci porta nessuno. Bravo! Io vengo da parte del mio padroncino. Sì, vabbè, però ti ho detto che devi stare dritto. No, nel frattempo io non si assettavo, perché... Io vengo da parte del mio padroncino, Sostrato, che è giovane e bello. Issimo. Issimo. Ma se ne nessimo non posso... Dai, Pirria, bellissimo e ricchissimo. Che bellissimo e ricchissimo. Che c'è? Appena disse ricchissimo, su su su, a te stavo ricco. Ma hai visto che funziona? Perché appena lui sente la parola ricchissimo, subito ci viene la curiosità, ci vedremo chi vuole. E allora tu gli dirai... Innamorato pazzo di vostra figlia. E innamorato pazzo di vostra figlia! Che c'è? Appunto il operaio, chi ne sei? Dai! E vuole chiederla in moglie! E vuole chiederla in moglie! Hai capito? Hai capito? Sarà semplicissimo! Sarà semplicissimo! Pirria, con te sto parlando! Pazzo! Hai capito? Tu ricordati una cosa. I denti.
Io così a non mi porto una lentina. E cerca di fare tutto con attenzione, sennò ti porto al porto e ti vendo come SSBN. Ma dove vai? A Topolinari. No! Abbiamo fatto le prove, come a fare? Sì, appunto, abbiamo fatto le prove della gentilezza, dell'eleganza e poi tu ti vuoi presentare così? Con questo vestito, guarda come sei tutto sporco, puzzolente, che figura mi faresti fare? Io che su solo hai? No, 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 te lo devi togliere. Ma no, qua! Pirri, a casa te lo devi togliere! Ti devi mettere il vestito più bello che hai! Io uno solo, dai, che non è aluminio! Quello, vai, corri, io ti aspetto qua! Che aspetta, cacciolo 4 ore e ti dire 4 ore per tornare! Ma è una cosa importante, tu te la fai di corsa! Ma ora può essere un moto! Dai, corri! Au, vedi che se perdo tempo forse sa sterare! Ancora qua sei, cammina! Pane a tradimento. Io non avrei mai voluto avere una serva, ma questa è un'eredità di mio padre. Quando io ero ragazzo, lei era giovane e io crescendo pensavo che un giorno mi sarei liberata di lei sposandola a qualcuno. No, che fosse una bellezza neanche allora, ma come si dice, belle o brutte, si sposano tutte. E difatti le trovai marito, lei se ne andò ad abitare con lui. Ma nemmeno il tempo del volo di una rondine da un tetto all'altro che me la ritrovai in casa vestita di nero lo aveva di già seppellito. Anzi, credo che indossi ancora lo stesso vestito, perché dopo aver seppellito il primo marito fu così fortunata da sposare il fratello di lui, andò di nuovo via. Ma nemmeno il tempo che un cucciolo lasci le poppe della mamma per masticare da solo e me la ritrovai di nuovo davanti. Aveva seppellito anche il secondo marito. Stavolta pensai, non me la tolgo più d'attorno. E invece, dopo un po' di tempo, le trovai un terzo marito. Lei andò di nuovo via e stavolta diede il tempo ad una ciliegia caduta per terra di crescere e diventare un albero grande, che d'estate si riempie di frutti belli e succosi, ma che io non posso mangiare perché dei maledetti ragazzacci me li rubano tutti. E me la ritrovai di nuovo in casa con lo stesso vestito nero. Da allora non ci fu più modo di trovarle un quarto marito. Maledetta, maledetta lei e mio padre che me l'ha lasciata. Mi costringe a uscire di casa per andare a prendere l'acqua al pozzo, così incontro gente e io non amo la gente. Benedetta la madre di Perseo, che lo fece con le ali ai piedi, così quando incontrava uno scocciatore si metteva a volare, e gli diede anche quella meravigliosa facoltà di trasformare in pietra tutti coloro che lo scocciavano. Avessi anch'io questa possibilità. E qua, tutto intorno alla mia casa non ci sarebbero altro che statue di pietra. Non mi lasciano in pace, entrano nel mio potere, mi rubano le ciliegie, non ho un momento di tranquillità. E chi è? Chi è questo che mi sta a spiare? Giove mi ha visto, ha un'aria che non mi piace affatto. Ehi tu! Che ci fai qua davanti alla mia casa? Ce l'ha con me? Parlo con te, damerino! Io avevo appuntamento con una persona. Qua, davanti alla mia casa? No, nella piazzetta dove c'è il pozzo, mi hanno detto. Ah, ho capito. Avete scambiato questo posto per un luogo di appuntamenti. Ma prego, accomodatevi. Grazie. Ma perché non costruite dei sedili di pietra e li mettete qua? E perché?
Perché non scolpite una lapide con scritto luogo di appuntamenti e la mettete qua sul muro? E perché non mettete una freccia sull'arco e un'altra lapide con scritto luogo di divertimento e di ricreazione? Bellissimo! Ma non avete altro da fare! Andate a lavorare e farete qualcosa di utile! Veramente non era mia intenzione di dare... Le tue intenzioni non mi interessano, vattene! Vattene se ci tieni alla tua vita! E non dare più appuntamenti in questo posto! Come vuole lei, però non si arrabbi! Io che ne so che qua non si può stare. E poi l'appuntamento non l'ho dato io, ma l'hanno dato a me. Ma adesso che lo so, come si dice, uomo avvisato e mezzo salvato. Ho fatto bene a mandarci via. Io non riuscirei mai a convincerlo. E non si arrabbi, creda, non è il caso. Io me ne vado, mi stia bene, addio! Adesso ho capito quello che devo fare per togliermi d'attorno questi taverini perditempo. Ci costruisco un muro. Qua, tutto intorno alla mia casa, sì signore, un muro alto 3 metri. Così nessuno potrà vedermi e io non vedrò nessuno. Sì, Michè! Femmina ammazza mariti! Portami da bere! Sì, Michè! Dove vai? A pigliare l'acqua per vivere. Un'ora fa te l'avevo chiesto. Oh, e se pigliava un'ora fa, stura era caura e non era più buona di vivere. Attenta a quell'anfora, che è un ricordo di mia madre. Mamma, la tua anfora. Io scendo giù al vallone a prendere delle grosse pietre, perché voglio costruire un muro qua, davanti alla mia casa. Sarà una fatica terribile, ma ne varrà la pena. Lo chiamerò il muro di Cnemone. Tu non aprire a nessuno se prima non sono tornato, e quando torno voglio trovare tanta acqua fresca da lavarmici tutto. Hai capito? Il muro di Cnemone sarà bellissimo! Attenta, Solo perché sono una ragazza troppo educata che non ci dico baggia di l'arco, bastardoni, ignoranti, liafanti! Che qui cumpa so se mi hai maritato solo cipote! E scorbutico, misanciopo, non mi vire rannuddo, a casa non facciasse rannuddo. E ora dico io, se non mi vede nessuno, chi mi deve prendere? I miei primi due mariti erano contadini, che venivano qua a cogliere patate. Il primo era il minuto e cucchiava presto presto. L'altro invece era uomo, invece di patate mi buttava rapanelle. Du malacunnuta, du carogne, tanto cattivi quanto erano brutti. Tanto capace Giove si sentiava perché non ci facevano nudo sacrificio e decise di farli marcire nel latte. Non do latte, o venno, va, all'ella de Ade si chiamava. Invece terzo marito gli era sciancato pure. Ne. Pareva che aveva a morire nel momento all'altro e invece campava assai. 3 anni. Gli è mossi senza lasciarmi né in sotto, né una casa, niente. Solo ai ammiligno e ci porta a domare un furno una volta sola per fornare un panno. Ma poi un pane non mi ne manco buono perché ai ammi era tutta camuliata. Ma è stato troppo sfortunato a che marito, e sicuramente tagliata, mi meritavo di più. Ma la speranza di maritarmi per 4 volte non l'ho perduta. E giuro davanti agli dèi che a quei mi è capitato, che mi capita tra le mani, ci faccio capitare tutto chino che mi fecero capitare i primi 3 mi è capitato. Ma va lì, chi mi va a capitare? A Bulinciana. Ma chi c'è a dire? Buongiorno, raggio di sole. Raggio di sole! Raggio!
raggio? Ah, un raggio, che sei arraggiata? Parla con me? Scusate, non siete voi la cameriera del gentile signore che abita in questa casa? No, Grillo, che vi state sbagliando. Perché la specie di uomo che abita in quella casa non è né signore né manco gentile. Bravo, gli siamo rispondendo a possibile che saremo. Scusate, io sapevo che dovevo bussare. Hai capito? Ma se sogno che fuori, chi bussate a fare? Va bene, io non busso, ma voi a domanda me la da fare. Ma che domanda vai a fare? Perché per lei, io faccio fatica a ruotarmi più che dire, io c'era un telefono. Ma ricominciamo, va! Vabbè, io busso, voi che mi riciti? Io ti vedo che non c'è nulla. Non ci disse a chi non era, questo è facile. Va bene, io non busso, ma voi a domanda me lo da fare. Che donna con sta domanda? Ma che domanda vai a fare? Oh, i tavini, Caio, che fare? Va, va, oh. Vedete che poi io sono vedova e non è che posso parlare in mezzo alla strada con uno sconosciuto. Io non lo so, perché siamo rientrati, ma domanda me lo do a fare. Che donna, donna questa domanda, ma come che non usci? Che puliti di mia, questi fiu siete! Brava, e chi sta domanda? Il mio nome non ci importa nulla. Io vengo da parte del mio padroncino, Sospeto, che è giovane e bello. E chi vuole tuo faccione di mia? Che sa d'essere? Eh? Che sa d'essere? Che sa d'essere, eh? Come che sa d'essere? Che sa d'essere? Io sul femore non ci devono tutti i punti, ora. Quale punto? E a testa. Che punto è da testa, ci resta? No, che sa a testa! Oh. È innamorato pazzo! Te l'ho lasciata, te l'ho lasciata fuori. Ma te l'ha lasciato tu, cosa sì, l'ho reso cato, pulito. Ma te l'ho dura, ma te l'ho buttato muro con la tazza mia, lo vedi? Tanto sai chi faccio, figlio sto bastone e te rogno un po'. Ma
rendi. Ma subito ci faccio cascare tutti i rendi avanti. Basta, vedi, chiamami che ti do una mano anch'io. Brutto cattivo, insultare la mia Simi, che va? E ora chi ci dico a tua faccia quando mi domanda a brocca per finire? E gliene porti un'altra. Sì, che come? Chi non mi visse che aveva chi dalle mano? Tanto che si raccomandava di fare attenzione perché dice era un ricordo di sua madre. Gli dirai che te l'ho chiesta io per conservarla meglio. E se viene da me inventerò una scusa. Guadagniamo un po' di tempo. Sì, ma intanto ci camo da recuperarla. Sì, facciamo così. Anche perché se si arrabbia è incapace di castigarmi e di non trovarmi più marito. No, per carità, che tu sei l'unica speranza che io ho di nascere in questa casa. Perché tu ruoti, vero, che giuravo davanti a Pace Giove che ti avesse dato un mogliere solo a chi che buttava a marito magari per mia. Lo so, con un colpo solo si libera di tutte e due. Brava, chi stai a vita? Ma come faccio? Come faccio io a trovare marito se non fa entrare nessuno in casa? Non vuole nemmeno che mi affaccia alla finestra. O che stia qui fuori, come posso fare ora solo perché lui non c'è? Ah, ora si fissava, sparte che ci ha costruito il gioco avanti il muro, gli auto, ci meci. Un muro? Un muro. Oh, Venere, dea dell'amore. Ma così non potrò vedere un uomo neppure da lontano. Tu sola? Devo assolutamente trovare marito prima che faccia costruire quel muro. Anche perché, sì, Miche, non sono più una ragazzina. Tu sola? E ancora non ho visto un uomo da vicino e neppure toccato. Ehi, e per vedere come sono fatti. E buono, ma non ti marito, non hai tempo per questo uomo. Oppure si è nascosto. Io lo aspetto qua. Mercurio! Amato messaggero! Ecco l'amore mio su quel terrazzo! Ti prego, portagli tu i sospiri della mia passione ardente! Eh? Devo provare in modo di attaccare il discorso. Potrei chiedergli se ha visto Pirria. Sempre che sentendo la mia voce non si spaventi e fuga in casa. Io lo so come sono queste giovani vergini. La sola presenza dell'uomo le atterrisce. Abbassano gli occhi e non hanno più neanche il coraggio di parlare. Però io devo approfittare di questa occasione. Forse non mi capiterà mai più. Apollo, ti prego, dammi una mano. Fa che non si spaventi. Ehi tu, bellissima fanciulla! Per tutti gli dèi dell'Olimpo! No, ti prego, non fuggire, ascolta! Sì. Io voglio solo guardarti e parlarti, se me lo permetti. Parla e guardami! Ma fa presto, che sta per tornare mio padre! Non è in casa? No! Hai visto per caso un servo a girarsi qua attorno? No, non ho visto nessuno! Dovevo parlare con tuo padre! Ma mio padre non c'è! E quindi non ci avrà parlato? No! E allora tu non sai ancora niente? Cosa dovrei sapere? Apollo, ti prego, dammi il coraggio di dirglielo adesso. Che dici? Niente. Ma non ho... Sì. Io chiedevo ad Apollo di darmi il coraggio. Di fare cosa? Di avvicinarmi a te. Vieni! Vieni! Facciamo tutto prima che torni mio padre. E che cosa dobbiamo fare? Vieni ancora più vicino. Hai paura di me? No! Forse perché non mi hai mai vista e non mi conosci. No, io ti conosco benissimo. Sì, è vero che ho visto una sola volta sul terrazzo, però mi è bastato per non dimenticarmi più di te. Dici parole bellissime. Grazie. Che mi sconvolgono tutta. Grazie. Tu sei un uomo, vero? Perché non si vede? Sei bello come una fanciulla! Ecco, gliel'avevo detto al costumista. Sono contento di piacerti, anche tu sei bellissima, sei veramente una ragazza...
timida? No, certo, devi essere timida, ma non preoccuparti. Non devi avere paura di me, io non ti farò mai niente di male. Avvicinati, avvicinati, che io ti possa vedere bene, che io ti possa toccare. E io gli uomini non li conosco. No? No, ne ho visto qualcuno, ma da lontano. È perché mio padre non fa entrare nessuno in casa. E quando passa qualcuno qui sotto, non vuole che mi affaccia alla finestra. Mi hanno detto che gli uomini sono diversi dalle donne. Eh sì. Ma nessuno mi ha mai voluto dire la differenza. E ti posso accarezzare? Certo. Vai! Che c'è? Fuggi come mio padre. Ma certo, è la barba. E questa è una differenza. Una. Ma mi hanno detto che ce n'è un'altra molto, molto più importante. È vero? Ti hanno detto nient'altro? Sì, e mi hanno detto che la differenza la si può vedere sotto il gonnellino. Oh sì, effettivamente sotto il gonnellino, stai attento. Allora sii gentile, approfittiamo del fatto che non c'è nessuno e fammi vedere la differenza. No, no, io non credo che questo sia il momento adatto. Adesso non essere cattivo. Solleva il gonnellino. No. Sì. No. Sì. No. Ah, sei timido. Ma no, ma... Sei timido. Sì, ah, sì, timido. Ti giuro che non lo dico a nessuno che mi hai fatto vedere la differenza. Senti, io ti prometto che ti farò vedere la differenza tutte le volte che vorrai. Però ho una condizione. E quale? Che tu accetti di diventare mia moglie. Subito, subito, salto giù dal terrazzo e andiamo a maritarci al tempio più vicino. Sì, aspetta però, un attimo, io prima devo parlare con tuo padre. Che bello, che bello, che bello, che bello, che bello. Sì, Michele. Non sei cacciato, Michele. Sì, Michele. Via! Sì, Michele. Chi vuoi? Ah, che bello, che bello. Ma voi e chi sono? Ha chiesto di sposarmi e ha promesso che mi farà vedere la differenza. Ma come si chiama? A differenza? Come si chiama, giovanotto? Sì, non gliel'ho chiesto. Ah. Ehi, tu. Giovane bello come una fanciulla. Puoi dirmi il tuo nome o anche questo dopo il matrimonio? Certo, io mi chiamo Sostrato. E sono il figlio di Callipide, il ricchissimo mercante. Figlia mia, questa è una bella notizia. Speriamo che tua pace acconsenta. E tra poco mio padre sarà qui. E tu gli parlerai e prima che tramonti il sole saremo marito e moglie. Figlia mia, capisci il tuo entusiasmo? Ha promesso che mi farà vedere la differenza. E buono, ste cose non si fanno qua premura, eh. Intanto fossi meglio che se tuo padre torna non facciamo a caffora semi. E io invece di presentarsi di persona, è meglio che mandi qualcuno a tastare il terreno per capire quali sono le intenzioni di tuo padre. È proprio quello che volevo fare io, e perciò ero venuto qua col mio servo Pirri. Avevamo fatto le prove, però non lo trovo da nessuna parte. Era andato a casa, ma non l'ho visto più, l'avete visto? Ma qui è uno sì, così, con una faccia sciamita e da così. Figlio, papà, che dice che era proprio che era il pizzo del pozzo, ma proprio dal pizzo del pozzo, anche il secchio, è lui, perché ne combina sempre di tutti i colori. Ma dove si è cacciato? Che ne sa, cioè era qua, prima! Via! Via! Vieni che dici, ecco! Ma un'è stato, io sei da mezz'ora che sono qua! Io un'è stato! Me la fai scappare, perché sta specificosa che non ti capisci niente! Mi vuole parare bastonate! Certo, perché gli hai fatto vedere la brocca dal pizzo del pozzo! Non è per non fuori io, Ida, Ida, po! No, la muovevi in razza come un mulino a vento! Te sei un colpo di legno, non bumolo e non sito che stavano un pizzo, puzza e cascarono da sotto! Io che c'è tanto, con bumolo, con pizzo e con pizzo! Non dire bugie, perché ti porto al porto e ti vendo come SSBM! Ma così ti insegni, eh? Fa la sicca! Ha reso caso, pulita, che ti devo dire che la puta lunga, ma fammi! Allora, basta! 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 Invece di perdere tempo litigando, pensiamo a come recuperare il pommolo della nonna prima che torni mio padre! Brava! Quanto è saggia l'amore mio! Irria! Devi trovare subito il modo! Io! Sì. Ah sì sì, perché io invece cascare a brocco che era andato pizzo da puzzo, ma tu paiato! Ah tu! Sì, se... Oh, finisci! Che cerchi di spacciare, perché un passone sta tornando, ci metta da ciao! No, non fare così, vedrai.
scherzo, ma che dire? Sì, la va bene, cosa dici? Ha risultato! Oh, ma mi pare il momento di litigare questo, se lui torna siamo rovinati, Pirria! Devi trovare subito un modo, io conto fino a 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Dove? Ma mi chiede a contare Margherita, che c'è che c'è? No, se conta io a contare Margherita. Il lotto lo decidiamo solamente io e Sostrato, non è vero? Sì, amore. Allora io decido che tu, sì, Michè, non conti. Bravo. Mi ammango tu, Pirria. Bravo. Contiamo solamente io e Sostrato. Bravo. Ecco. Allora, dove eravamo rimasti? 10. 10. 10. 7 e mezzo. Basta, lo dico io. 10. Ecco, ma puoi. E allora, Pirria, hai trovato il modo di recuperare il bombolo? Io pensavo. Va bene, che... va, tempo scaduto. Sì, effettivamente, Pirria, il tempo è già scaduto. Oh, e tu non hai trovato modo per recuperare a Brocca e ora ti faccioni di volta a volta e ti vende come SSBM. SSBM. E che vuole dire? Schiavo che soddisfa i bisogni dei marinai nei lunghi viaggi. Insieme, ognuno più conto so. Ma non è vero. Io ci ho fatto un pensiero. Ho trovato, Non ce l'abbiamo una vertica con un gancio. Oh, grazie, Venere, di avermelo ricordato. Hai visto? Gli dèi sono con noi. Gli dèi sono con me. Oppure, è un'estra vertica con Brocco. È quella che mio padre usa per abbassare i ragni alti del ciliegio. È vero, mi ruoto, sì. Gli ho visto.
tuo padre beve. Ti concede il permesso di sposarmi? E io ti fa più grande alla mia porta come se fossero amici, pazzi, assassini! Ma giuro, giuro sugli dèi che il primo che mi capita tra le mani la pagherà per tutti! Voglio che vada a raccontarlo in giro quello che gli è capitato, così nessuno si azzarderà più ad avvicinarsi! E perché? E perché si avvicini senza timore a... Sarò gentile e gli aprirò le braccia, lo farò accomodare in casa e appena mi capiterà tra le mani... maledirà il giorno in cui sua madre lo ha messo al mondo! Sì, Michè! Ma dove diavolo si è cacciato? Ma è possibile che in casa non c'è nessuno? Sì, vieni qua! Mio padre è sceso in cantina e adesso sì, mi chiedo chiude dentro! E ora che succederà? E abbiamo a disposizione il tempo che quella porta resisterà alle sue spallate! Dov'è Pirria? Era dietro di me, non lo so, si perde sempre! Pirria! Ma sì, sbrigati a tirare fuori la porta dal pozzo! Chi è qua? Con la metti! Che bello che non metto pure che sta un po' a cuore! Ma come c'è finito? Capi che quando riesci a scappare pure, dal palo per il bucciarlo, io non la stai pure essere creato un po' a cuore! Vabbè, ma cara nel posto, fai qualcosa, c'è anche un gancio, dai! Pirria? Ah. Hai presa? Va bene, ogni volta ce l'hai in canale! Sì, ma vai presa! Vai in presa che si sfonda la porta, siamo rovinati! Ma come posso travagliare con tutto questo schifo? E dai, figa! Ma devo essere gentile. Ai, ai, la murria. Ti sei fatto male, amico mio. Sta parlando con me, eh? Ma con chi? Non c'è nessun altro? E il mio pantoncino è. Io non ho visto nessuno. Ho sentito che ti lamentavi, vi ho temuto per te. Che fece per me? Ho temuto che ti fossi fatto male. Ah sì, uno sgaggionetto di coniglio. Quanto mi dispiace.
piace e ti brucia. A bambo! Oh! Fa vedere! E ti do una bella disinfettata! Ma grazie, non ti stupi, è uno sgaggeritto di cunico! No! Una disinfettata è proprio quello che ci vuole! Vieni in casa, ti faccio accomodare nel salotto più bello della casa, ti faccio accomodare nella poltrona più soffice e ti do una disinfettata! Toto, che te la ricordi per tutta la vita! Ma cazzo, non fa vedere così, è troppo gentile, per davvero! E sono così di natura. E come ti chiami? Come mi chiamo io? Birria! Chi è zio qui? Ah, io sono Pinnevone e abito in questa casa! Così è Pinnevone! Così pazzo! La sua cameriera diceva che fosse una persona villana, una persona rozza. E tu ci hai creduto? E che ne sapevo? Io sapevo che dovevo venire a parlare con te da parte del mio padroncino. E perché non poteva venire direttamente il tuo padroncino a parlare con me? Io ti faccio da ruffiano. Ho capito. Ebbene, del tuo padroncino ci occuperemo dopo. Adesso occupiamoci di te. Vieni in casa che ti do una bella disinfettata, che è la cosa che desidero di più al mondo! No, davvero, è troppo gentile, è una persona squisita, mi credi? Così è troppo gentile, per davvero. Sì, ma nessun disturbo. Permette che ti do un bacetto. Non baci niente, i baci ti fanno schifo. Io sono abituato a così, che è gentile come io, c'è cioè dare un bacio, ma per un bacetto ce lo devo dare. No, baci non ne voglio, mi fanno schifo. Signori, un bacetto solo. No, sì, no. Un bacetto! Se non ci do un bacetto non casa la casa! E va bene! Però vieni in casa e te li do io i bacetti! Ma tu dovrai andarlo a raccontare a tutti i bacetti che ti ho dato! Ma però io sono molto riservato! No, devi andarlo a raccontare a tutti! No, per davvero, no! Sì? Ma no! Sì? Ma sì! Sì, ma no. Devi andarlo a raccontare a tutti, specialmente al tuo padroncino! Così saprà anche lui i baci che voglio dare anche a lui! Ma potevo passare a tutti pare, ma allora sei una peripatetica! Che bello, è tanto! Tu sai che pare un cicciottino? Che bello, cicciottino! Non mi fare un solletico! Non ti permettere! Non ti permettere, come mi hai chiamato? Cicciottino! Pare ipotetico a me, cicciottino! Vattene se ci tieni alla tua vita! Brutto damerino di città, queste smancerie conservale per il tuo padroncino! Vattene se ci tiene la tua vita! Oh, pari ipotetico a me, e cicciottino, vattene! Oh. Così pazzo, ma è la vecchia per ipotetica gelosa del mio padroncino! Ha detto che era disposta a sposarmi oggi stesso e data la coincidenza con il responso dell'oracolo,
io ho subito pensato che era lei la ragazza che il destino mi riservava, però suo padre è un uomo terribile, crea mille difficoltà, e allora io ti ho chiesto di venire qua perché vorrei sapere qualcosa di più. Vediamo un po'. Ma tu che pensi, Cassi? Mi chiamo Linciana e femmina, eh? Sì, pensi così. E allora può essere marito e tua moglie, no? Va, non dire sciocchezze! No, Virria ha ragione. Se la serva della ragazza è femmina, potrebbe anche essere lei la tua futura moglie. L'oracolo non diceva se libera o schiava. Ma io non potrò mai sposare quel mostro! Ma che dovevi mettere contro gli dèi? E poi l'ha detto l'oracolo, figlio mio, l'oracolo, io ho oracolato. No, non è possibile. Panfile, ci deve essere un modo per scoprire se l'oracolo parlava di Criside o della serva. Adesso facciamo una prova. Sì. Ah, questo costerà un po' di più di quello che si era stabilito. Ma non preoccuparti, papà non bada a spese in queste cose. Quando è così, faccio subito la richiesta. Ting, asterisco. Ting, cancelletto. SPT. Che vuol dire SPT? Senza perdere tempo, 24 drachme al secondo. Ma che sta facendo? Si mette in contatto con l'oracolo, no? Sì, potrebbe passarmi l'oracolo che era di servizio ieri? Grazie. Adesso io faccio la domanda all'oracolo e lui darà una risposta. Ma la risposta si sente dall'aria? No, si sente dentro, come una voce. Ma dentro di te? Pronto, oracolo, pronto? Ma no, dentro qua e qua. Ah, nei minimi. Virria, la voce dell'oracolo si sente nel cuore e nel cervello. Ma sentono tutti? La sentiranno solo i diretti interessati, cioè coloro i cui nomi compaiono nel responso dell'oracolo. Ma allora sì. Magari io? Oh, l'oracolo risponderà a ciascuno degli interessati come se fosse lui a fare la domanda. Sentirete una voce chiara e precisa. Scandirò il nome sillabando e non ci potranno essere dubbi. Adesso silenzio! Concentratevi! Silenzio! Concentrati! Non parlare! Non sta parlando! Io se sta parlando, non sta parlando! Oh, papà. Siete pronti? Sì, sì, siamo pronti! Oh! Che sta facendo? Si sta concentrando! È giusto tu cosa gliela concentrare! E se ne siamo l'inciana sa figlia con mia! Insomma, ce l'ha parlato! Silenzio! Faccio la domanda. Ecco, invece di parlare, chiudi gli occhi e concentrati. E chiudo gli occhi? Sì, chiudi gli occhi e concentrati. Ascolta la voce che sentirai dentro. Come io, devo concentrare? Sì. Non mi dire. E sforzati! Ma come sforzo? Alà, alà, camalà. Alà, alà, camalà, alà, alà, alà. Lascia la calà. Oh, vieni a pigliare qualche altra stazione. Come dice, scusi? Minimo 2 minuti, cioè 2280 drachme? Sì, ma è caro. C'è dire che ci chiama stasera dopo 8:30 che spero di capire. Aspetta un attimo. Non ci sono problemi. Il mio cliente non ha di questi problemi. Grazie. L'oracolo è disposto ad ascoltarci e a dare la risposta. Sì. Faccio la domanda. Adesso concentrati, ascolta la voce che sentirai dentro. Ah, yeah. Ma quando non è chi può vedere, sono troppo pulgare. Io sono sfinita.
sta con le sfinite, io non mi sono chiesto se è casotti. Anfile, se per i soldi non ci sono problemi? Ah no? Vieni, a te saluto. Allora facciamo così. Io adesso me ne vado, ma per fugare ogni dubbio torno tra poco con due miei seguaci vestiti da dei. Bella. Faremo la prova che si chiama il consiglio degli dei. Bellissimo hai chiesto questa cosa. In questo caso l'oracolo entrerà in me. L'oracolo entra in lei, come sto mai? E parlerò con la mia voce. E parlerà con la tua voce. E sai chi è, no? Sì. Scusi, dammi la massimità di cittadini. Dimenticavo, e questo costerà assai, assai, assai di più, perché devo pagare i seguaci. Paga papà. Ah sì? Ah! Dei campagni per essere a concentrare proprio. Iria, adesso mi devi spiegare per quale ragione non sei riuscito a parlare a Cnemone. Ma dico, avevamo fatto le prove. Ma che ti pareva una cosa semplice? È stato aggressivo, violento? Ma che aggressivo, violento? Una persona squisita, una persona gentile. Da immaginare che io mi ho fatto uno sgaggionetto canoito. Allora pigliamo i due ministerini, vieni a casa, ti faccio accomodare nella poltrona più bella di casa mia e ti do una bella disinfettata. Ma allora tutto bene? Bene, benissimo. Tu sai, siamo entrati talmente in confidenza che vuole essere chiamato da me Cicciottino. Cicciottino. Indo si incazza solo quando io non ho una tia. Quando io dico il mio padroncino, mi dice, ah, vattene via, tu e il tuo padroncino. Brutto damerino di città, benissimo. Brutto damerino di città? Benissimo, così, brutto damerino di città. Ho capito. Capito? Ho capito, perché lui è un contadino, hai capito? E i contadini sono convinti che gli abitanti delle città sono tutti dei fannulloni per di tempo. Tu ti sei presentato così, con questo vestito stirato, nuovo, nuovo. Ma scusa, non puoi tu, cacciare. Sì, sì, va bene, non cercare scuse adesso, abbiamo sbagliato tutto. E che meglio raccagliare, facciamo da ora? No, aspetta, ho avuto un'idea. Penso io. E che fai? Un vestito di alluminio che non mi... Non ti preoccupare che te ne compro un altro. Ecco, così sei perfetto. Un vestito. Ora penserà che sei un gran lavoratore, si fiderà di te e ascolterà tutto quello che hai da dirgli. Però il vestito non basta, dobbiamo fare una prova. Vediamo, cammina. Non così, Pirria, cammina come cammina un contadino. E come cammina un contadino? Curvi per la fatica di lavorare la terra. A così? Di più. A così? Di meno. A così? Pirria, sbrighiamoci, così. Ehi, giovanotto. Ecco, così va bene. Adesso però bisogna che lui esce e ti vede mentre stai lavorando. Che lavoro potresti... Ah, potresti zappare la terra. E la terra, caro, non c'è terra. E fuori dell'arco. E se ci vado fuori dell'acqua io non mi viene a vedere invece la porta che ci vado a... Ma è vero, hai ragione. Allora dobbiamo trovare un lavoro da fare qui. Che lavoro potresti fare? Non lo so, posso scopare. Sì, va, levati. Questo è un lavoro da femmina. Ci vuole un lavoro più maschio, più virile. Un stagnino, l'idraulico. Sì. Chi c'è? Ho trovato. Quale massi? Quei massi, non li vedi? Ma non capisci, Dio, ma che cosa ci stanno a fare lì davanti alla sua porta? Scusa, a che cosa servono? Chi ce li ha messi? E perché le cazzi con me? Che ne sai chi qui? Ma non servono a niente, scusa, la danno solo in piccio. E Cnemone sarà molto grato a chi glieli porta via. Hai capito il lavoro che devi fare? Che se vuol dire il muro di piace? Certo, te li metti sulle spalle e li porti fuori dall'arco. Ma quale spalle? La tagliate mi spalle che sono tanti. Ma dai, che sei una roccia, vieni qua! Che vuol dire essere schiavo? Curvati! Allegri, me lo faccio, mi spezza la carina. Non ti preoccupare. Come va? Hai aspetto molto male. Adesso vai. Non mi posso muovere che sei induato. Dio, ma che sta facendo? Non ce la facciamo andare a casa per andare a posta. Ma va, cammina, non perdere tempo, forza, dai! Urgo! Urgo, dai, cammina! Forza, vai! Vai! Ai, 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 ai! Ai, ai, ai! Ah, buttando spaggio cacciera! Ma la sei pur sbroperita! Povero Pirria, a
Adesso lo capisci perché i contadini sono furbi? Eh? E noi a volte non teniamo in considerazione la loro fatica, siamo degli ingrati, ma io li capisco. Tu li capisci? Li capisci. Hai visto? Nella vita non si finisce mai di imparare. Per esempio, se tu non avessi portato fuori quel masso, a quest'ora non li capiresti. Invece così... Sono strapazzato dei capisci. Bravo! E allora porta quell'altro. Ah, così capisco meglio. Niente, vieni qua. Ah, questa volta però non lo devi lasciare così vicino fuori dell'arco, perché costringeresti Cnemone a fare lui tutta la fatica. Allenta. Non te ne approfittare che hai la pesce in corso. Dai, vai. E chiedere i pannettini. Ma dammi, dai, che prendo a calci, questa è solo una prova. Dai. No, ancora più lontano, vai. E guarda. Sta ingrassando, gliel'ho detto che deve fare allenamento, poi ci capitano queste cose, impreparato. Della mia vita. Sono preoccupata e ansiosa. Sì, perché? Cos'è successo? E non siamo riusciti a imbrogliare mio padre. Adesso sa della brocca è caduta nel pozzo e sarà fuori di sé. E credo che però ci sarà impossibile parlargli. No, Crisi, non preoccuparti, vedrai che tutto si accomoda. Lo pensi davvero? Certo. E poi scusa, hai dimenticato che gli dèi sono con noi? No, non l'ho dimenticato. Anzi, è proprio questo che mi dà la forza di resistere. È che sono così ansiosa. Diventare mia moglie? Eh sì, anche quello. Sostreto, bisogna essere sinceri con chi sarà il nostro sposo, vero? Certo. Perché? Mi nascondi qualcosa? Non sono stata sincera con te. Ah no? No, ti ho detto una bugia. Non è vero che mi ami. No, ti amo, stai tranquillo. Tuo padre ti ha promesso a un altro? No, assolutamente. Non vuoi legarti a un uomo per tutta la vita? No, ma se non aspetto altro. Non ti piaccio più. Mi piaci un sacco. E allora? Ti devo confessare una cosa. Sostrato. Io so qual è la differenza. Oh, hai già avuto modo di vedere il... Sì. Oh, dei. Ma com'è successo? E qualche giorno fa io stavo qui sul balcone e lui è entrato di corsa dall'arco. Era nudo! Nudo? Sì, e si è fermato a guardarmi, là, proprio lì dove sei tu. Ma allora tu hai potuto vedere bene? Benissimo! E se devo essere sincera, non mi ha fatto un grande effetto. Ah no? No. E poi cos'è successo? Ma niente, mi ha sorriso e se n'è andato di corsa. Un pazzo! E perché pazzo? Ma scusa, un uomo che se ne va in giro nudo? No, ma che hai capito? Non era un uomo! E che cos'era? Un bambino! Avrà avuto 3 o 4 anni. Ah, va, Crisi, è un bambino! È una differenza minima! Certo, scusa, Crisi, è un bambino! Ma poi cresce? Sì, poi cresce, diventa ragazzino, giovane. No, il bambino! La differenza! Sì, cresce, stai tranquilla, cresce in rapporto all'età! Ah, che sollievo! E chissà come sarà quando tu avrai 80 anni! Torna indietro poi! Aiuto, la morta! Ma che succede? Oh, povera Simi, che mio padre la sta inseguendo per tutta la casa con un bastone! Rotta vecchiaccia maledetta, vieni qua, t'ammazzo! Uomo cattivo, eh! Ai. Sirria! Ma si può sapere dove sei stato tutto questo tempo? Hai aspettato quando vanno a passeare! Il masso? Il masso dov'è? L'hai lasciato là? E che farò a buttare qua? Ma certo, ragiona, scusa Pirria, se Cnemone non ti vede con i suoi occhi che sei tu a fare questo lavoro, che lavori a fare? Vero, che farei io a pigliare un'altra volta? Ma certo, Pirria, ma ragiona, sei distratto! Ma perché ti è stato distrutto, figlio? Ad ogni modo, adesso vai e lo riporti lì dove era prima, e senza posarlo a terra, sempre tenendotelo sulle spalle, cammini fino all'arco, e se nel frattempo Cnemone non compare, tu torni indietro e ricominci, avanti e indietro, chiaro? Ma poi se cagli tu più torno non esce la casa, io faccio tutto l'altro. E cerca di farlo con attenzione, cupo, perché sennò ti porto al porto.
porto e ti vendo la prima nave che parte. Coraggio, oh, no, ma povero Pirria! Pirria, tu non mi capisci. Oh, piccolo, piccolo Pirria! Ti vedi piccolo, queste pezze stai accozzando. E cammina, non ti accozzo io, dai, spiegati! Dove mi nascondo? Presto, sali! Nasconditi in camera mia! Sì! Aiuto! 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 Aiuto, mi ammazza! Aiuto! Perché? Perché mi hai chiuso in cantina? Mi sbaglio! Oh, dimmi la verità o ti rompo questo bastone sulla schiena! Fu a causa da Brocca! Ah, e poi ti lega ad un albero nel bosco e ti ci lascio tutta la notte! Io la volevo recuperare prima che tornava Vossia, per non dareci il dispiacere! E così quanti fauni usciranno stanotte e ti prenderanno a cornate! Vossia vuole sapere che è successo, continua a parlare per conto suo! Ah, e poi ti spalmo di miele! Per gli sciami di api in cerca di cibo! Va bene, va, facciamo una cosa, così spova tutta la raggia che avevo in corpo, quando ha finito mi chiama, va! No, no, non posso aspettare con tutta questa rabbia in corpo! Ma si apre un poco di pazienza, ci dico io sopra qua a spovare tutta sta raggia! Sopra chi che mi fici cacciare a Brocca che era andato pizzuto puzzo e magari rosicchio! Chi è questo mascalzone? Lo saggio, perché quando mi fici arrabbiare io si cutai questo bastone e io se ne fui io! Oh, se mi capita tra le mani, lo ammazzo! Dove i massi? I massi per costruire il muro, dove sono? Manco io me ne avevo donato che non c'erano più! Io qui li avevo messi, chi li ha presi? Sicuramente Chino, forse? Sì, Chino, Chino mi dice che scala la Brocca che era andato a pizzuto puzza e magari lui! Certamente mi è andato da qualche vicino per farmi un dispetto! Bravo, sì! Ah, ti assicuro che se mi capita tra le mani me lo mangio! Bravo, pacciola così, si fa la pigliare a mozzucone! Anzi no, appirate! Ah, così, appirate mozzucone, appirate mozzucone! Se cammino tiso, per un cittadino! È come schifo e camminare! Iddu, Iddu! Ah, lo ammazzo! Picchiati! Che ci fai con quel masso? E certo tu non ne sai niente. Ti ha mandato qualche vicino? No, io non conosco a nulla. A me l'ha detto il mio padroncino. Ah, non parlarmi del tuo padroncino! È geloso. Fuori che aspetta, non mi riccia carina. Anzi, un tacca da Napoli, così fa un incerto, non lo curvate. Anzi no, ubriga tutto com'era, così là si mangiano vivo. Ma che schifioli, che schifioli. Prego, picchina la scaccia come una bratta, così. Picchina la mente sotto la sala, sta mulingiana, così scarica tutto per erogare. Cicciottino, non chiamarmi Cicciottino! E come devi chiamare? Tu non mi devi chiamare affatto! Cicciottino, mandalo via così restiamo noi due. Non voglio restare solo con te! Non puoi restare solo con me? Ma che ti scazzo che ti faccio male? Tu a me? Avanti, forza, che aspetta a fareci tutto quello che mi voleva fare a mia, forza! Vieni, oh, mica quando voglio essere uomo saccio essere magari uomo! O la mandi tu, o la mando io! Vedi, che tu sei, mi è sciato, vedi, 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 che è in calore, Cicciottino, vieni un po' da papà. Tutto bello, vieni qua, Cicciottino. Cicciottino, vieni qua, ti fanno picchiare il cuore. Buon salario, fiduta. Cicciottino, non chiamarmi Cicciottino. Io per questo è bello, dammi. È bello, Cicciottino, vieni qua, ti fanno picchiare il cuore. Sai che si è sviluppato? Che ci facevi con quel masso? E zitto, gioia mia, tu non ne sei.
non ne sai niente. Io questo l'ho fatto per te. Per me? Certo, io l'ho fatto per farmi vedere che lavoravo per te. Disse stipendio, ora ci levo. Ti pare che te ne buttavo auci? Ma tu l'hai fatto per farmi un piacere? Certo, l'ho fatto per te. E non è così che mi facevi il piacere. Il piacere me lo facevi se portavi altri passi. Ma me l'ha detto il mio padroncino. No, maledetto. Maledetto tu e il tuo padroncino! Io voglio costruire un muro alto 3 metri per non vedere la tua faccia e quella del tuo padroncino! Ma tu vuoi spiegare una cosa? Picchi ti ingazzo ogni modo che nomino il mio padroncino! Mi sento male! Che ti sento male? Fai acusticetto che ti sento male! Mi sento male! Fai cazzo, vieni che attacchiamo la pressione! Sì, già lo fa, non ce la faccio più. Non ce la fai più, vero? Il ciottino. Non chiamarmi il ciottino. Un bacetto. Ora lo sai che faccio? Che fai? Che bello che ti faccio. È un bambolotto. Non chiamarmi bambolotto. Io voglio costruire il muro. Io questo muro, guarda, io ti prometto che appena sei marito tua figlia ti aiuto io a fare un muro. No, non ce la faccio più. Non ce la faccio più. Voglio bagnarmi tutto. Fatela addosso. Sede. Sì. Voglio acqua. Acqua, che fai dopo? Non posso aspettare. Allora sai che faccio? Che fai? Ora scendo nel pozzo. E perché? Scendo nel pozzo, voglio bagnarmi tutta. Ma chi ti bagnarmi? Aspetta che sta buttando l'acqua. No, vieni qua. Aiutami. Che ti fa? Voglio scendere nel pozzo, aiutami. Aspetta, che vuole buttare l'acqua? No, il sangue mi bolle nelle vene, mi va alla testa. No. Tieni questa catena. Aspetta, capo. Aiutami. Capo. Legami questa catena ai fianchi. Non c'è la catena è cotta. Avanti, legami la catena ai fianchi. Aspetta, già sta buttando l'acqua. Non posso aspettare. Legami la catena ai fianchi. Ma gioia, tu non hai fianchi, sei solo panza. Aiutami. Avanti. Vieni forte. Vieni forte. Ma per scambiare, la catena è vuota, non arrivi. Vieni forte. Voglio bagnarmi tutto. Cappa, puttate, forza, presto. Aspetta. Vieni che t'ammazzi. Vieni forte. T'ammazzi. No, voglio scendere. Non ce la faccio. Voglio scendere. Vieni che sei pesante. Vieni che mi rivegni a pressarti. Guarda. Cicciottino. Cicciottino. Cicciottino! Arrivasti! Caccia l'acqua! Non sei picchi da puoi vivere tu! Ma un ne! Un bacio! Se ne calavo già sotto la pozzo! Ma che stai dicendo? Ascolo su su calo tutta l'acqua! Bacione! Bacione! Faccio! E come successi? Che ti sta? No, chi sto tu fossi! No, grazie! Tu con me sempre vai, bacione! Cicciottino! Ciccio! Ciccio! Tino! Tino! Ciccio! Tino! Ciccio! Ciccio! Che affare? Avveniamo! E ora che facevi? Chiamavo Criside! Criside, scende subito, Criside! Ora non posso! No. Chiama tra 10 minuti! Ma che stanno facendo? Chi non la volesse fare magari io? Criside, scende subito! Non posso! Non può! Tra 10 minuti! 4 ore! Ma chi chiama mamma se offre? Criside, lascia stare a mamma e scende subito! Catomacci! Andiamo! Papà! Oh, che bello! Mangia vuota, eh! Guarda, che fai? Mi chiedo un furoletto!
Sì, direttamente al porto, Mulini! Ma che compagnaio! Ma come no? Di cui è? Sì, da lì, da glaciata, da cosa? Noi siamo tranquilli, assettate il capo, hanno improvviso, io mi figliavo benissimo, mi voglio bagnare tutto, mi voglio bagnare tutto, io che ne se ne ho ucciso, fatta la vostra. No, dici, ora dici, ho sete, me ne vado sotto il pozzo, dici, prendi la catena, e allora dici, leggo la catena, attorno ai cianchi, i cianchi non abbiamo, sono pazzi. La catena era butta, dici, lascia, molla, io sono attaccato gli uteri, ho poi non ti avvicini che ci molla, io se ne cavavo. Ci appezziamo magari la catena. Eccoci qua, eccoci qua. Siamo venuti per l'esperimento. Venite ragazzi che vi presento. Questo è Davo, vestito da Giunone. Tanto tanto piacere. E questo è Sigone, tu da cosa sei vestito? Ma da Eros, il piacere. Piacere. Tranquillo, meno male che sei arrivata, forse puoi darci una mano. Sono venuta per questo? Sì, sì, però tu non sai che nel frattempo Cnemone, il padre della ragazza, si è buttato nel pozzo e non risponde quando lo chiamano. Sarà morto? O forse sono svenuta? No, io dico che è morto. Io dico che è svenuta. Morto! Svenuta! Svenuta! Scommettiamo! Ragazzi, che modi sono? Ma che figura mi fate fare? Siete venuti qui per litigare? Ma se mi contraddice sempre! È lui che vuole sempre aver ragione. Adesso basta! Rendetevi conto che ci troviamo di fronte a un'emergenza. Un uomo si è buttato nel pozzo! No, 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 non zitto! Ciuito! Se si è buttato da solo o se ce l'ha buttato qualcuno è una questione che al momento non me ne frega un cazzo! Pulita, signora! Eravamo venuti per il consiglio degli dèi, ma ci troviamo di fronte a un fatto nuovo. E bisogna agire immediatamente! Prima però bisogna vedere quello che c'è da fare. Ma lo stai sentendo? Interroghiamo gli dèi. Chi c'è di servizio oggi all'ufficio informazioni? Giunone! Ma che Giunone? Marte! Ma è che siete d'accordo voi due? Scusi? Sì. Che giorno è oggi? Venerdì. Allora è di servizio vecchio. Ecco, lo stavo dicendo. Solo che lui ha questo maledetto vizio di interrompermi sempre. Io credo che tu debba decidere. O me o lui. Nessuno dei due se non la smettete, cazzo! Figlia una scindicata di... Venere costa un po' di più, ma è più sicura. Speriamo. Adesso basta con le discussioni e mettiamoci al lavoro. Polvere propiziatoria. Profumo d'atmosfera. E adesso un attimo di silenzio che mi devo concentrare. Potrebbe fare un po' di silenzio che qui stiamo lavorando. L'uomo nel pozzo è il padre di Criside. Chi se sta fottendo i soldi? Si è calato nel pozzo da solo. Usate veleno, che vi ricevo io? Grazie, Venere. Ma la colpa è di un tale che lo tormentava. E qui è sto tale. Ma che tendere a stare? Farlo già. Il suo nome è... Pirria. Pirria! Ha visto che mi diceva io? Grazie, Venere! Ma chi ne sa, Venere? Chi era? Cavere? Chi ne sa? No, insomma, io voglio sapere se mio padre è ancora vivo! È un momento! Ora lo dice! L'uomo nel pozzo è... Sì, ma lì ci sembri stesse quasi. Solamente svenuto! La pescheria. Ecco, ne possiamo salvarlo? Lo possiamo salvare dandoci una volta? Bravo, sciamonita, si è svenuto come la piglia. E ora vediamo chi. Buttargli la corda è perfettamente inutile. Punta veleno. Perché è svenuto e ha bevuto troppa acqua. Ho riuscito l'uore, è andato. Ci vuole un uomo. Di chi ti ha buttato l'uore non può fare conto. Coraggioso. Che si faccia calare nel pozzo e
possibile tirarlo fuori dal pozzo! Ma chi non sta gliando? E guardi come andate a ballare! Ma vero, povero papà! Ci vuole un uomo coraggioso! Oh, non guardate me perché io non sono per niente coraggioso! E manco uomo! Io lo farei volentieri, ma in questo periodo sono pieno di dolori! E va bene, basta, basta, basta! Credo che sia inutile cercare ancora, perché un uomo coraggioso c'è fra di noi! Bravo! Che ad Agamudo è lui! Saldamente con una corda alla vita! A te, uno schiavo importante! Cacci, penso io! Scherzi! Sì, Michele, io perdo la vita! Appunto, mi dici sta vita, io già volevo volare! No, dei anche! E fai attenzione che i nodi siano ben fatti, perché se scivolasse fuori potrebbe precipitare in fondo al pozzo senza riprendere la corda e con molta probabilità affogare, perché sono sicuro che il nostro eroe non sa nuotare. Vediamo, sai nuotare, Pirria? Noi signori, mi sono in terra! Avete visto? Come vi avevo detto io! E adesso, signori, vi invito tutti a un grande applauso per il nostro eroe! Ora mi viene un'infezione! Che pur non sapendo nuotare, incurante del pericolo e anche dell'eventualità di non rivedere mai più la luce del sole, si è offerta volontariamente! Bravo, bravo! Bravo! E adesso non perdiamo tempo, fatelo sedere sul parapetto! Forza, parapetto, parapetto, andiamo alla panna, andiamo alla panna, parapetto, parapetto, andiamo alla panna, parapetto, andiamo alla panna, parapetto, parapetto! Ragazzino, usai, forse mi sbagliai! Non è una mulinciana, fa feto e una cipolla. E adesso un ultimo saluto, servo fedele. Addio, caro Pirria. Addio. Arrivederci. Vedo che non hai paura. E perché mi esca andare? L'oracolo ha detto che fra 2 giorni mi devo sposare, se muoro mi posso maritare? No, e allora? Ma non sempre l'oracolo ci azzettano! Non la facete stare molto, ma la porto da sotto, la cacca di la sera! No, che se ne scemivo ti ammazzo io, guarda! Non preoccuparti, terrò io ben salda la corda e loro mi aiuteranno! Bordata! Bordata! Presto, mollate la corda, mollate! No, fermi un attimo! Tira! Molla! Tira! Molla! Tira! La ma fare! Dai! Basta così! Pirria! Sei arrivato? Buttana degli dèi! Che c'è? L'acqua è fredda! L'hai trovato? C'è un melone! E cerca meglio! No, è a Sodigna! L'ho trovato! Come sta? Ave un'ancilla da ucca! Cosa c'ha in bocca? Un'ancilla! E va bene, non disturbare, legalo ai fianchi! Non nevici, ha chiesto lo pancia! E allora, sotto le ascelle! E se si cattiglia? Dai, Pirria, non perdiamo tempo, tiriamolo su! Oh, Issa! Oh, Issa! Oh, Issa! Pirria, ma che ci fai ancora noi? Che se non me la tutta in burro attaccarla a chiamo! Mollate la corda, dai, giù! Vai giù, facciamo in fretta, basta così! Pirria! Issa! Pronto? Issa! Stavolta Caruso in appena fuzzata, forza, e tiriamolo su, pronti? Avanti! Piano però! Forza! Piano! Forza. Piano con la corda! Forza! Alleggio Carosi che ci stavo a pizzare la differenza! Alleggio! Alleggio Maccioni! Papà! Forza! Una sedia! Forza. Avanti! Avanti! Ce l'abbiamo fatta! Alleggio Maccioni! Ecco! Papà! Alleggio che cammina! Ti prego, guardami! Sono successe tante cose mentre tu eri nel pozzo!
Senti, si sta svegliando! Papà! Dove sono? Papà! Vedo mia figlia. Sì, Michele. Ma gli altri non li conosco. Tu chi sei? Oh, sono Giunone! Mi avrei visto sicuramente in qualche affresco! E tu? Io sono Eros. Ma lì chi c'è? Tu chi sei? Io sono la dea dell'amore, ma tu nemmeno sai cos'è l'amore, perché sei sempre stato cattivo con tutti. Allora sono morto. In un certo senso, quel cnemone che è sceso nel pozzo là è rimasto, e ne è uscito un altro, che sei sempre tu, ma più buono e affettuoso con tutti. Ma allora sono vivo? Sì, papà. E chi mi ha salvato? Ah, noi l'abbiamo aiutato, ma chi tirava la corda era lui. Sì, lui. Ma lui chi è? Mio marito, e anche se tu non acconsenti, me lo sposo lo stesso. Ma tu sei felice? Sì, papà. E allora sono felice anch'io. No, non ci può dare un consenso. Ma tu che parli a fare? Tu che vuoi? Stai zitto. No, perché io l'avevo giurato davanti a Pace Giove che ci ha visitato sua figlia e mogliere solo a chi non portava il marito magari per mia. Ah, vero, c'ero anch'io quando fece il giuramento. Vabbè, non preoccuparti, papà ti farà una ricchissima dote, vedrai che un marito lo troviamo subito. Vero, Davo? Oh, non guardare me, perché io sono allergico al matrimonio. Sicone? Io purtroppo sono già impegnato. Ah, visto che non è così facile trovare marito simile. Aspetta, ma ho trovato! Ma certo, ma come ho fatto a non pensarci prima? Pirria! Pirria! Non siamo uniti, oh, no one! No, Simiche, non fare difficoltà! Decidi, o lui o niente! Yeah, va bene, va, ma solo un po' amore to! Non è pirria! Ti ascoltavo, un furno putto! Ah, sono morto! O forse sono svenuto! No, io dico che è morto! Io dico che è svenuto! Morto! Svenuto! Morto! Ah, ci pensangano! Aiuto! Ah. Cazzo, sicchio! Che cazzo, bubolo la nana! I gattini! Come stai? Non c'è male, grazie! Io ho fermato camme da strada per asciugarmi da nicchia. Ci volesse mesi per raccogliere tutta la munizia che c'è qua sotto la pozza. E spatto tutto vivo l'acqua. Ma che aspettava mia? Addia, sì! Addia, addia! Ma perché è successo cosa? Ti abbiamo trovato moglie! Anzi, a mia! Addia, addia! E qui? Oh, lo sai, te lo disse l'oracolo, non ricordi? Tre sillabe, a me disse Criside e a te... Mio! Doncino, ora che mi abituai a stare a mondo là, è meglio che mi porto a porta e mi vengo come SSBM. No, non si può andare contro la volontà degli dèi. No, non si può. Senta, signora Pavle, lei che è in competenza con gli dèi, non ci può fare una chiamata e ci dice che stavo da fare un'eccezione. Ma questo costerà un po' di più. Tutto che dugaio. Allora si può fare? No, non si può fare. Io che adesso senza marito non voglio essere, no. A meno che non si trova un'altra soluzione. E cioè? Quanti marinari ci sono sopra la nave? Saranno 20. 30. 40. 50. 60. 60 marinari, eh? E io ci potessi fare magari di cuoca? Magari in che senso? Dico, se invece di venire a Illu, venite a mia come SSB. Se sei contenta tu? Contentissima, eh? Io 60 marinari di assecutare! E così, così siamo contenti tutti! Tranne che i marinari! No! E io non sono contento affatto! Non ho detto niente finora per vedere come andava a finire! Ma così non sta bene! E che? Mia figlia si sposa, sì, mica se ne va, e io? A me non ci pensa nessuno! Ma dai, papà, ti verremo a trovare! Sì, sì, ogni tanto! Sì, e che mi pulisce la casa? Che mi prepara da mangiare? E poi alla
dormo se penso di essere solo. E se mi arrabbio, con chi me la piglio? Uffa! Papà, non ti ci mettere anche tu! Silenzio! Ho trovato una soluzione! Se permetti che ti chiamo Cicciottino, venga a stare io con te. Questo è un volgarissimo ricatto! Dai, papà, che ti importa? E poi è che sei carino, Cicciottino! Cicciottino! Bacetto. No, bacetti no, Cicciottino va bene, ma bacetti no. Vieni, vieni amore, il letto lo vuoi singolo o matrimoniale? Io non vengo a letto con te. Ma io ti faccio vedere.